Domenica 5 novembre, ben arrivati all'appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo con la cronaca perché è stato arrestato alle porte di Arezzo un cacciatore di frodo. Abbatte un germano reale con un'arma artigianale in un laghetto prospiciente Rigutino nel comune di Arezzo, cacciatore di frodo arrestato dai carabinieri. A segnalare la presenza di cacciatori nel laghetto della Manziana sono stati alcuni residenti che, preoccupati, hanno chiamato i carabinieri. Una volta sul posto, i militari hanno sorpreso un uomo che stava cacciando con un'arma costruita legando un tubo di ferro ad un telaio in legno che fungeva da cassa. L'arma artigianale, le cui caratteristiche costruttive la rendevano estremamente pericolosa per l'utilizzatore, è stata sequestrata insieme alle cartucce di cui era ancora in possesso. Un italiano trentenne domiciliato poco distante, arrestato per porto abusivo di armi e detenzione di arma clandestina. L'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo dell'attività venatoria ed in periodo non consentito, poiché sorpreso a cacciare in orario notturno in zona vietata e privo del porto d'armi per la caccia, non considerando i danni eventuali che potevano essere arrecati a terze persone. E adesso parliamo della fiera antiquaria che è stata condizionata dal meteo. Peraltro oggi ad Arezzo la situazione è sotto controllo, ma il forte vento, unito poi alle previsioni poco rassicuranti, hanno spinto alcuni espositori a lasciare in anticipo. Il protagonista di questa domenica in fiera è il vento. Sbuffi costanti con una certa intensità che tagliano le strade del centro storico. Non che il fascino della manifestazione sia stato spazzato via, ma è indubbio che le condizioni meteo non favorevoli abbiano condizionato il suo svolgimento. Le presenze che già inizialmente avevano risentito dell'ondata di maltempo che ha interessato buona parte della Toscana si sono ulteriormente assottigliate. C'è chi ha preferito rimettere a posto gli oggetti e lasciare il suo spazio rientrando in anticipo. Per il resto, osservando i banchi di chi è rimasto al suo posto, le caratteristiche degli oggetti esposti sono quelle di sempre. Pezzi di valore più o meno elevato, curiosità e un po' tutto quello che si rifà alla tradizione. Va ricordato che l'antiquaria, nata nel 1968, è stata la prima manifestazione antiquaria in Italia ad avere cadenza mensile regolare. Ogni edizione viene visitata da una media di 20.000 avventori e questo fa della fiera una delle più frequentate e conosciute. Tra le centinaia di antiquari si può trovare di tutto, dai mobili ai libri antichi, dai dipinti alle vetrate ai liberty, dagli oggetti dell'Art Déco agli orologi, passando per gioielli, strumenti musicali e scientifici, per arrivare a collezioni di vario genere. L'edizione di novembre prelude già a quella delle atmosfere natalizie. Tra un mese saremo proiettati verso Natale e sarà possibile vivere il fascino di quel periodo unendolo alla bellezza dell'evento. E da domani, ricordiamo, partiranno i lavori di allestimento in Piazza Grande per i mercatini tirolesi. Intanto sono ad Arezzo 350 giovani dell'Unitalsi della Toscana per l'annuale meeting. 1 a 2 giorni con attività di formazione tecnica e spirituale dove i giovani sono accompagnati dai sacerdoti. I giovani dell'Unitalsi insieme si sono ritrovati qui a Arezzo, hanno scelto Arezzo come luogo di incontro. Eh sì, questo è un grande onore che Unitalsi, i giovani di Unitalsi abbiano scelto la nostra città perché è un segno in qualche modo di riconoscimento che noi vogliamo cogliere come una modalità di invito ad essere come sono loro, cioè ad essere allegri, ad essere presenti, ad essere responsabili e a saper affrontare le difficoltà con la speranza e con il sorriso, ma soprattutto tutto con una cosa importantissima che è la responsabilità individuale, cioè dipende anche molto, soprattutto da ognuno di noi. Sono 150 giovani, tutti under 30, che hanno deciso di condividere questo incontro di 2 giorni trascorrendolo in piena condivisione, 24 ore su 24 in questo incontro dove vogliono riesaminare le motivazioni di questo particolare servizio che fanno nell'Unitalsi, dove vogliono incontrarsi per pregare, per divertirsi, per gioire insieme. E quindi resta quel messaggio forte di stare insieme senza barriere, soprattutto mentali, e capire che siamo tutti veramente utili, utili a ciascuno perché si sconfigga la solitudine e poi davvero si viva insieme anche le difficoltà. Magari dei nuovi ragazzi che ci vedono si fanno la domanda: ma
pacchi solo tutti quei ragazzi con le carrozzine, giovani che stanno insieme. Quindi il nostro motto è che tutti possiamo fare tutto. L'Unitalsi non è solo Loreto, non è solo l'UD e non è solo il meeting. E non c'è solo il comitato del no guidato da Gianfranco Morini nell'Aretino, anche in qualche sindaco non mancano le riserve in merito al progetto multi-utility presentato la scorsa settimana in comune. Due posizioni critiche sono state espresse dai sindaci di Pieve Santo Stefano e Foiano. Il percorso è avviato, lo stesso ingresso di Estra in Ali ha prodotto una netta accelerazione al processo che ha l'obiettivo di mettere in atto la più grande società pubblica dei servizi della nostra regione. Ma visto che tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, l'iter non sarà certo senza ostacoli. E così Francesco Macri sarà chiamato ad una particolare strategia della persuasione per convincere quei sindaci che ancora guardano con scetticismo all'iniziativa. È il caso di Pieve Santo Stefano e Foiano. I due primi cittadini nell'ultima puntata di Caffè Bollente non hanno nascosto le loro perplessità. La posizione più netta è stata quella del pievano Marcelli. Si parla adesso di multi-utility, attenzione, è il modo per allontanare ancora di più le decisioni dal cittadino in maniera tale che il cittadino deve solo pagare e non lamentarsi. Questa qui è la cosa che mi dispiace di più. Di rimando anche Francesco Sonnati, che agli ultimi mesi del suo mandato non ha fatto eccezione sulle riserve manifestate dal collega. Non possiamo noi rischiare di fare una multi-utility, dal mio punto di vista, dove c'entrano altre zone e noi, per quanto riguarda il servizio idrico almeno, che abbiamo fatto gli investimenti e tanti investimenti, rischiamo di andare a pagare gli investimenti degli altri. Insomma, se Roma non è stata fatta in un giorno, anche la multi-utility dovrà superare più di un ostacolo che non è solo quello dei comitati. Straordinaria apertura con Neri Marco Re per il Foiano Book Festival, proseguito poi con Paolo Endel. Partito il Foiano Book Festival, un'iniziativa che propone molti artisti, cantanti, personaggi dello spettacolo, scrittori. Partito con Neri Marco Re, un artista, un attore, un cantante, un conduttore molto eclettico che ha raccontato come ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo e come poi è andato avanti. La prima serata ha avuto un grande successo. Ho chiacchierato con Luca parlando un po' di musica, di libri, un po' di tante cose, ma è assolutamente una serata davanti al camino, tipo, anche perché la temperatura porterebbe anche insomma a stare tutti quanti raccolti. Senta, lei è un personaggio molto eclettico, cinema, teatro, ci può raccontare un po', ecco, che cosa accadrà nei prossimi giorni della sua professione? Ma da qui a Natale niente di particolare, nel senso io speravo che potesse uscire il mio film, il primo film da regista, che però uscirà in primavera, credo, e nel frattempo mi farò qualche festival come quello di Villerue, dove sono stato 2 giorni fa, è stata praticamente l'anteprima mondiale, potrei dire, se non fosse altisonante il termine, ma quello è. È andato molto bene, quindi insomma il mio traguardo più importante è quello lì. Foiano Book Festival, una grande apertura con Neri Marco Re e poi davvero una serie di incontri incredibili tra scrittori, attori e anche cantanti. Sì, un cartellone importante, quest'anno siamo molto felici, il festival in questi 5 anni è cresciuto, tante persone l'hanno visto nascere e crescere insieme a noi e siamo contenti come amministrazione, insieme a tanti professionisti, siamo riusciti a creare un evento culturale che davvero richiama tantissime persone a Foiano, ma che è apprezzato anche da fuori. Stagione del Teatro Dante di Sansepolcro al via il 23 novembre. In questo servizio vengono anticipati alcuni contenuti previsti dal programma.
Si avvicina la prima della stagione teatrale 2023-2024 del comune di Sansepolcro al Teatro Dante. Sul contenuto di questa stagione teatrale sentiamo Tommaso Artioli dell'ufficio stampa della Fondazione Toscana Spettacoli. La stagione del Teatro Dante di Sansepolcro riparte dal 23 novembre con Racconti disumani, uno spettacolo di Alessandro Garsman tratto da Kafka con Giorgio Pasotti come protagonista. Prosegue il 7 dicembre con Gli anni verdi, Alessandro Riccio e l'ensemble di Archi e Fiati dell'Ort, un racconto divertente sugli ultimi anni di vita di Verdi. Il 17 gennaio Venere Adone da Shakespeare, il 31 gennaio Family e Modern Musical Comedy. Il 21 febbraio Monio Vadia e Marianella Bargilli che saranno protagonisti di Assassinio nella Cattedrale. Il 29 febbraio prosegue la stagione con Le Volpi, uno spettacolo di Capotrave. Il 7 marzo Amanti con Massimiliano Gallo e si conclude la stagione il 20 di marzo con una commedia di Edoardo Scarpetta, Il Medico dei Pazzi, che completa un'offerta veramente ricca e varia anche per temi e per titoli. Quindi una proposta per tutti, equilibrata e che saprà ripagare appunto l'attenzione che ogni anno il pubblico riserva al Teatro Dante e alla proposta che viene realizzata dal Comune di Sansepolcro con la Fondazione Toscana Spettacolo. E continuano le conferenze della Società Storica Aretina che, partendo dalla storia del territorio di Arezzo, portano a capire la storia d'Italia e di come si è trasformato il fascismo da movimento a regime. Società Storica Aretina all'Auditorium Ducci, un appuntamento con un ciclo di conferenze che vede protagonista il fascismo da movimento a regime nel territorio aretino 1914-1926. L'appuntamento è per martedì alle ore 17.30, il 7 di novembre. Il titolo è Lo scontro fra le diverse anime del fascismo locale. Di che si tratta? Sì, dopo la conquista del potere con l'incarico di formare il governo a Benito Mussolini, conferitogli dal re Vittorio Emanuele III, direi quasi inevitabilmente all'interno del fascismo esplode il conflitto tra le due anime che erano tutto sommato da tempo presenti all'interno prima del movimento e poi del partito. Quello che viene definito fascismo movimento e fascismo regime, ovvero sia coloro che vedevano nel fascismo un momento rivoluzionario ed innovativo, in genere appartenenti alla piccola borghesia, e coloro che invece ne vedevano un fattore di conservazione e di stabilizzazione, quindi la grande borghesia, gli imprenditori, gli agrari. Vengono quasi inevitabilmente a conflitto perché praticamente lo stesso fascismo cambia pelle. E prima di chiudere diamo uno sguardo alla nostra programmazione, questa sera ovviamente dedicata alla trasferta dell'Arezzo a Pesaro con i collegamenti del Teletruria Football Live e poi ancora subito dopo la domenica sportiva, ma non mancate la nostra domenica, la rassegna dedicata a Tyrone Power con Il figlio della furia, un film diretto da John Cromwell davvero da non perdere. È tutto, grazie per essere stati con noi e ancora buona domenica.